Salve, sono Franco Arcovito e siete sul mio programma 360 gradi che oltre che vedere sul web verrà trasmesso anche da Radio Messina Sud. Oggi voglio presentarvi una artista giovane che disegna in maniera eccellente e non solo secondo me. Si tratta di Giuditta R, classe 1984. Giuditta R, la R è l'iniziale del suo cognome, Rustica, proviene da una famiglia di noti artisti, anche se loro lavorano in campi diversi. E sono Yolanda Vagalebre e Nicola Rustica, appunto. Come appare evidente guardando i suoi disegni, inconsueti e volutamente inquietanti, Giuditta è affascinata e curiosa di indagare le facoltà della mente, la conoscenza di sé, con le sue ambiguità e paradossi, ivi comprese le allucinazioni e persino gli incubi. L'energia e il brutale vigore allo stato puro che i suoi disegni trasmettono al primo sguardo, quel pugno allo stomaco, man mano che li si guarda, i suoi disegni, che ci si lascia penetrare, subisce una trasformazione graduale, una sorta di sensazione di pacata dolcezza, come quella che trasmette il passaggio dal buio della notte alle prime luci dell'alba. Un'alba magica, magari solo immaginata, ma comunque ispirata dai segni potenti di grafite su un foglio, naturalmente segni di Giuditta R. Segni a matita che hanno stupito anche uno dei più importanti pittori espressionisti contemporanei che abbiamo in Italia, di cui vi faccio ascoltare qualcosa senza però soffermarmi sul suo nome, perché è chiaro, questo spazio oggi è solo di Giuditta R. Appena visto il tuo lavoro ho detto non mi muovo, tranne quando sia il caso di farlo, allora io proprio con piacere. Grazie, è affascinante il tuo lavoro. Senti, ti avvali anche direi effetti fotografici, robe vecchie fotografie, perché c'è un po' l'aria. Qui è grosso, Dix, queste cose qui, i grandi tedeschi, c'è anche la pista di Africa qui dentro, Questo, questo in particolare, è incredibile. Bello, e poi il piacere di scegliere, cosa hai disegnato? Bravissimo. Ah no, ma poi detto da lui. Bravissimo. Ma detto da lui, amore, si pensa. Ciao Giuditta, come va? Buonasera, sono Giuditta R, Giuditta in inglese. Ah, sì. Sono un'artista visuale italiana e mi sono trasferita all'estero da un po' di anni. Prima ho fatto una tappa a Copenaghen e poi per circa 5-6 anni e adesso sono da 2 anni a Berlino e perseguo il mio sogno di diventare un'artista a livelli mondiali, diciamo. Credo che tu abbia fatto la scuola d'arte a Catania, all'Università di Catania, sì. E poi sei stata ad Amburgo e adesso a Berlino. Cos'è che ti ha spinto ad arrivare fino a Berlino? Allora, intanto ho iniziato sia all'Accademia di Catania, che comunque non è stato male come esperienza, ci sono stati un po' di professori che mi hanno portata, diciamo, anche se io poi non ho seguito molto le loro direttive. E poi durante l'ultimo anno ho ben pensato di rompere un po' le radici con la Sicilia e di vedere qualcosa in più, di aprire i miei orizzonti, andare da qualche altra parte. Ho pensato appunto tramite l'Erasmus di fare un'esperienza forte con l'estero in un posto totalmente diverso dal nostro e quindi sono partita, sono andata a Copenaghen, in quel periodo c'era Copenaghen nella lista delle città da poter visitare. E ho fatto questa esperienza di pochi mesi, ho fatto un corso di arte virtuale che non c'entrava molto con quello che fai. Sì, però lì ho ritrovato un po' la mia verve, la mia ispirazione
la mia ispirazione. Infatti da allora è iniziata questa serie di disegni che tuttora perseguo, dal 2009 ad oggi, questa serie. Il materiale che utilizzi per fare quei disegni, che ovviamente vedranno in sovrimpressione chi guarderà il programma, che tipo di materiale usi? Il materiale che uso è una tecnica mista con matite, graffite. Su carta? Su cartoncino. Su cartoncino, insomma, cartoncino semplice. Ogni tanto ho visto che aggiungi qualche macchia di colore o di perline, ok. Questa chiave, diciamo, che rompe con il disegno classico, questa nota di colore nel bianco e nero, mi è piaciuta molto. Ho iniziato così per gioco e poi invece l'ho perseguita perché mi è interessato mettere questo elemento che la gente si domandasse come mai è lì e che avesse la propria interpretazione su questo punto di luce, che magari poi alla fine rispecchia anche una parte di noi stessi. Come percepisci l'Italia, diciamo pure la Sicilia e Messina, la città credo in cui tu sei nata e cresciuta, oggi che stai prevalentemente fuori, insomma all'estero, Germania? Messina in particolare? Per esempio, intanto il paese Italia, tanto per dare una rapidissima valutazione da parte tua. Diciamo che è interessante sensibilizzare l'ambiente italiano anche attraverso iniziative anche, diciamo, internazionali, perché ancora secondo me abbiamo bisogno qui in Sicilia un po' di avere scambi interculturali. E Berlino come la trovi, diciamo, come città dal punto di vista artistico? Berlino è molto... molto stimolante, c'è davvero molto da vedere in continuazione, ci sono persone da tutto il mondo, ci sono un sacco di realtà dappertutto, cioè che convergono in questa città, è proprio un centro culturale veramente ampio, solo che appunto bisogna fare anche un po' di selezione, anche lì bisogna ovviamente decidere dove andare, da quale strada prendere. La cosa bella è che comunque che anche da Berlino io lavoro in altre città. Cosa sogna di raggiungere Giuditta A? Cosa sogna di raggiungere? Sì. Beh, sicuramente conoscere meglio me stessa in tutto nel resto degli anni che mi restano da vivere. Ehi. E poi anche, sì, vabbè, nel senso di questa vita, e poi continuare la mia ricerca artistica insieme, in parallelo, insieme alla conoscenza di me stessa e visitare ancora di più il mondo. Secondo te la dote più importante per una donna qual è? La dote più importante per una donna è anche l'introspezione, secondo me. E per una donna artista? Il mettersi in discussione, lo ripeto. Continuamente. Sì, sì. Hai fatto delle mostre, ho visto c'è una lista di mostre che hai fatto. Hai delle prospettive prossime, future, di altre mostre? Sì, mi piacerebbe molto portare la mia arte anche nelle overseas, dall'altro lato del mondo, anche in America, eccetera. Sto coltivando dei contatti al momento e spero. Quindi c'è anche questa possibilità? Sì, certo, c'è sempre questa possibilità. Molta gente ha un motto, hai un motto tu, una cosa che ogni tanto ti viene in mente, dici, sì, come tipo chi ha tempo non aspetti tempo, sì, non so, sì, una roba del genere. Enjoy life, siamo qui per avere la gioia di vivere la vita, sì, felicemente. Non dovremmo impegnarci a fare lavori che non ci interessano, fare quello che veramente ci interessa fare. Che tipo di pensiero hai della tua famiglia, che ovviamente vedi poco perché sei fuori, cioè, e che cosa credi di avere realmente assorbito di positivo dalla tua famiglia? La mia famiglia è veramente molto aperta, diciamo, e anche devo dire che sono stati degli ottimi supporters per me. Certo. Senza di loro forse non sarei potuta arrivare al livello in cui sono adesso, perché loro mi hanno sempre supportata anche nei momenti difficili, e ce ne sono, essendo un artista comunque non bisogna mai abbandonare l'idea di potercela fare. Quando stai a Berlino hai un oggetto più caro al quale pensi o che porti con te?
devo dire. Più che altro sono le mie cose alle quali sono affezionata, più che altro i miei lavori, ma quelli li porto sempre back and forth. Il tuo tipo di espressione, un po' interiorizzato, cioè a dire che mostra la parte scura dei tuoi soggetti, in sostanza, se non vado errato. Sì. Ecco, perché ti sei concentrata in quel tipo di disegno, perché, mettiamola pure così? Diciamo che da sempre, da piccola, avevo sempre questo voler guardare oltre le apparenze, questo servito, questa bellezza servita non mi convinceva mai, quindi sono voluta andare oltre e vedere un po' quelle che sono anche gli aspetti oscuri ma veri dell'essere umano e che noi stessi possiamo ricercare, ritrovare dentro noi stessi. Ma la cosa bella è che la chiave di lettura che voglio dare al mio lavoro è sempre positiva, perché comunque io do luce a queste parti in ombra. Ciò significa che quando noi le vediamo significa che stiamo dando luce, questa è la luce della consapevolezza, quindi è una luce positiva, e per questo noi vediamo queste parti in ombra e le possiamo anche analizzare, conoscere e quindi anche superarle. Bene, mi spiace che per esigenze di tempo di trasmissione io debba fermare questa bella chiacchierata con l'artista Giuditta R. Il resto comunque lo proporrò in seguito, magari con qualcosa di nuovo, tipo la mostra dei suoi lavori che ci sarà qui a Messina nella splendida location del Monte di Pietà dal 18 dicembre 2015 fino al 3 gennaio 2016. Aggiungo solo che Giuditta R. ha anche scritto un libro impreziosito dai suoi splendidi disegni, ma anche di questo parleremo la prossima volta, a 360 gradi naturalmente.